Salve a tutti amici di YouTube, oggi maglietta d'occasione speciale perché, come avrete potuto intuire dal titolo, andrò ad unboxare in diretta il DVD di CM Punk che mi è arrivato finalmente dopo settimane e settimane di attesa e penso proprio che sarò l'ultimo a vederlo quando alcuni miei amici bastardi, e non faccio nomi, lo hanno scaricato oppure lo hanno ricevuto prima di me. Comunque, dicevo, unboxing in diretta live. Perché mi hanno appena bussato pochi minuti fa al citofono, vedete ancora qui il pacco, ordinato da silvervision.co.uk, pagato 18 sterline, che in euro sono più o meno 24 a seconda del cambio. Il giorno in cui l'ho ordinato io era 24 euro, quindi diciamo non mi è andata male, anzi benissimo, rispetto ad altri che lo hanno preso da altri siti e hanno pagato un po' di più. Comunque, questo è il pacco e questo invece è il DVD. Ecco, si vede. Forse uno dei DVD più attesi dell'anno, sin da quando era stato annunciato l'anno precedente, con un trailer bellissimo che mostrava anche alcuni spezzoni, alcuni footage della carriera di Punk in Ring of Honor. E come vedete, ho preferito prendere il DVD perché è dotato di questo packaging abbastanza bello. Vedete il retro, anziché il Blu-ray, nonostante quest'ultimo avesse dei contenuti extra più appetitosi, ma vabbè, non fa niente. Andiamo quindi ad unboxare con il nostro taglierino trincetto di fiducia, sperando di non fare figura di merda e cannare l'unboxing in diretta. Attenzione. Vediamo. Maledette cartacce che io odio. Comunque dai, no, il DVD dovrebbe sfilarsi in maniera rapida. Ebbene sì, miracolo. Ho evitato la figura di merda in diretta YouTube. Ecco qui il DVD, si vede. CM Punk Best in the World. Ovviamente la sovraccopertina cartonata e poi il DVD principale, eccolo qui, con il packaging famoso di cui vi parlavo. Guardate, bellissimo. Penso che si veda bene, sì. Guardate, a sinistra l'immagine che ritrae Punk durante il suo famoso promo shoot della puntata di luglio 2011 della Raw Roulette, mi sembra, sì. Promo che ha scioccato il mondo del wrestling, per così dire. A destra un'immagine che ritrae Punk con la maglietta e la cintura WWE. E poi vedete i tre CD. Qui c'è anche un foglietto all'interno, non so cosa sia. Ah sì, il foglietto che riporta tutti i capitoli del DVD di CM Punk e gli extra. E niente, questo è il packaging bellissimo. Veramente un lavoro finissimo da parte della WWE. Packaging a tre dischi, che nella versione Blu-ray non c'è ovviamente, ci sono soltanto due dischi e quindi ho preferito prendere questo DVD. Che dire, ve lo faccio rivedere ancora una volta. Ovviamente cercherò di vederlo al più presto, però dalle recensioni su internet che ho potuto leggere e dai video che ho potuto ascoltare, sembrerebbe essere uno dei migliori DVD, non solo dell'anno, ma di sempre, prodotti dalla WWE. E quindi io di DVD prodotti dalla WWE ne ho apprezzati ben pochi. Gli unici che forse sono al top per me sono quello di Bret Hart a tre dischi, veramente ben fatto, e quello The Rise and Fall of ECW, che è un qualcosa di stupendo. Quindi spero che anche questo di Punk possa andare al top, ma sicuramente sarà così perché ripercorre tutta la carriera di Phil Brooks e che CM Punk da quando si è fatto il culo letteralmente nelle indies, in IWA, nelle varie indies americane, poi Ring of Honor e poi la sua scalata al top dalla OVW, ECW e poi WWE fino ad oggi. Che dire, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mettete mi piace, condividete se volete e vi consiglio assolutamente di comprare il DVD di CM Punk. Se siete fan ovviamente del personaggio del wrestler, ma se siete fan del wrestling con la W maiuscola, questo DVD è un must obbligato per tutti. Ciao a tutti!